Volevo parlarvi di un argomento che è molto tempo che ve ne voglio parlare, in questo caso dare un consiglio pratico, o meglio, una notizia che magari non tutti di voi conoscono e che può aiutarvi a fare i vostri acquisti in maniera molto più etica e responsabile e farci uscire dal circolo vizioso nel quale siamo adesso. Infatti volevo parlarvi del circolo vizioso della grande distribuzione organizzata, quella che in sigla si chiama appunto GDO, Grande Distribuzione Organizzata, di cui il simbolo massimo è la WTO, oppure WTO a seconda di uno come è abituato a pronunciarla, cioè la World Trade Organization, l'Organizzazione Internazionale del Commercio. Spostati pure lì che adesso mi aiuterò con il computer. Allora, la WTO, o WTO come la vogliamo pronunciare, è uno dei soggetti che al mondo viene più imputato come uno dei principali responsabili del circolo vizioso in cui siamo, che ci costringe ad avere molti agricoltori a cui viene offerto un prezzo talmente basso per i loro prodotti che preferiscono lasciarlo marcire nei campi. Una grande distribuzione organizzata che ha un potere finanziario immenso e che quindi detta le regole. Scusa, torno ancora un attimo qui, che oggi vi parlo di quella che è l'alternativa. Io vi ho parlato della WTO, quindi World Trade Organization. Se ci mettiamo una F in più diventa WFTO, quindi World Fair Trade Organization, quindi c'è una F in più che sta per fair, quindi sapete bene significa giusto, onesto. Allora, World Trade Organization è l'organizzazione internazionale del commercio equo solidale. Ecco, rimettiti pure seduta tranquillamente. Cosa fa questa organizzazione? Raggruppa le organizzazioni e le controlla le organizzazioni che vogliono praticare il commercio ecosolidale. E in che cosa consiste il commercio ecosolidale? Beh, si basa su 10 principi, a leggere i quali uno dice: beh, ma è tutto normale, è tutto ovvio, ma non è così, perché il grande commercio internazionale, anche quelli che sono principi che sembrerebbero normali, non li rispetta. Allora, quali sono i principi che persegue la WFTO, quindi l'Organizzazione Internazionale del Commercio Ecosolidale? Allora, creare opportunità per i produttori economicamente svantaggiati, trasparenza e responsabilità, buoni principi di del commercio etico. Scusate perché si è persa la pagina, si è persa la pagina, allora un E prima attimo la solo. connessione. Siamo connessi, Sì, sì? adesso sì. Bene, allora la regia mi dice che siamo connessi, per cui andiamo avanti, eccoli qua. Quarto principio, pagamenti di un prezzo equo. Allora, la situazione in cui siamo attualmente, il prezzo viene deciso dalla catena commerciale. Il commercio ecosolidale pratica quella che è l'alternativa che sembrerebbe naturale, cioè un prezzo che viene concordato in anticipo tra produttori e parte commerciale. Un prezzo che viene concordato in anticipo tenendo presente di quelle che sono le rispettive necessità. Allora, noi a questo momento abbiamo di fronte due opzioni: o facciamo business as usual, cioè continuiamo a comportarci come al solito e vediamo quali sono i danni mostruosi che il pianeta sta sopportando con una concentrazione di oligopoli sempre maggiore, oppure andiamo nell'alternativa di tenere presente ognuno le necessità della controparte e quindi mettersi d'accordo anticipatamente. Io ti pago un prezzo che ti consente di pagare in maniera congrua i tuoi dipendenti, di lavorare il terreno in maniera da non rovinare l'ambiente circostante, e tu mi offrirai alla fine appunto il prodotto al prezzo concordato. Questa, lo ribadisco, è l'unica opzione
che abbiamo per non continuare così come stanno le cose, rovinando pianeta, ambiente e i lavoratori che lavorano per le aziende che poi entrano nel circuito del grande commercio internazionale. Vi faccio solo un esempio che è quello del caffè. Il caffè dall'agricoltore al banchetto del supermercato subisce 18 rincari di prezzo, 18 passaggi di prezzo. Alcuni dei quali naturalmente sono imprescindibili e sono corretti perché la tostatura, il trasporto, eccetera. Però voi capite che 18 passaggi sono veramente tanti. Con il commercio ecosolidale, quindi si riesce a pagare di più il produttore e ad avere un prezzo che è assolutamente in linea con quello standard. Allora, velocemente, quinto principio, assicurare zero lavoro minorile e zero lavoratori in condizioni di schiavitù. Ribadisco, sembrano concetti scontati, ma non lo sono, perché bambini che lavorano ce ne sono moltissimi e persone in stato di schiavitù vengono calcolate in circa 35 milioni, ma è un dato ovviamente molto difficile da avere sicurezza, però la schiavitù è tutt'altro che debellata, così come il fatto di non discriminare tra i sessi. Questo è il sesto principio: nessuna discriminazione di sesso e libertà di associazione tra i produttori, quindi nessuna lotta ai sindacati di base che cercano faticosamente di stabilirsi nei paesi in via di sviluppo. Sapete bene che nei paesi di via di sviluppo i sindacati vengono visti come il fumo negli occhi. Le grandi organizzazioni internazionali di commercio non vogliono avere sindacati sani, che si contrappongano alle condizioni che loro vogliono dettare. Settimo principio, assicurare buone condizioni lavorative, e anche questo mi direte è ovvio, ma nel mondo normale non è affatto così. Ottavo principio, capacità di implementare le strutture e quindi crescere. Nono principio, promuovere, quindi anche a livello di marketing e di conoscenza, il commercio ecosolidale. E decimo principio, rispettare l'ambiente. E anche qui, scusate se è poco. Rispettare l'ambiente, vanno anche un po' più nel dettaglio, quindi utilizzare energie rinnovabili dove possibili per ridurre i gas serra, usare materiale grezzo più possibile e a chilometri zero, minimizzare l'impatto dei rifiuti, usare il più possibile pesticidi o biologici. O se proprio non è possibile farne a meno, utilizzare la quantità minore possibile di pesticidi classici. Ecco, questa è l'alternativa che abbiamo rispetto allo stato attuale delle cose, cioè la grande distribuzione standard. Ora, la notizia che volevo darvi, che in realtà non è una novità perché è almeno un paio d'anni, che è così, 1 anno e mezzo, 2 anni, che questi prodotti della filiera del commercio ecosolidale non li trovate solo nelle bottegucce classiche dei negozi del commercio ecosolidale. Da 1 anno e mezzo li trovate proprio nella grande distribuzione organizzata. I grandi marchi Auchan, Carrefour, Panorama, Coop, all'interno di questi supermercati, ipermercati, solitamente si trova un banchetto, un corner, uno spazio con i prodotti del commercio ecosolidale. Per cui la mia preghiera è: prestate un po' di attenzione quando fate la spesa, almeno una parte della spesa vedete se riuscite a trovare i prodotti del commercio ecosolidale. In questa maniera daremo una mano a uscire da un circolo vizioso nel quale siamo tutti quanti in questo momento vittime e allo stesso tempo anche in parte carnefici. Un appello speciale va agli amici dei GAS, i gruppi di acquisto solidale. L'ho detto più volte, voglio fare una puntata dedicata solo ai GAS, la farò al più presto possibile. È una materia molto semplice, per cui sono anche un po' in imbarazzo a farla perché è una cosa molto semplice, ma la farò.
un appello a tutti gli amici che hanno gli smartphone molto molto costosi. Parlo dell'iPhone, conosciamo tutti, 600-700 euro di prezzo di acquisto, i prodotti di punta concorrenti, Samsung, Huawei, HTC, eccetera, anche lì prodotti con prezzi ugualmente molto molto elevati, 600-700 euro. Ecco, l'avevo già detto, per cortesia valutate il vostro prossimo acquisto di comprare il telefono etico. Si chiama Fairphone, Fairphone. Nel mio sito, sulla sezione consumo critico, ho messo il link. Questo è un cellulare che, ve lo dico subito, costa 550 euro, per cui appunto l'appello era per gli amici, per le persone che si possono permettere questi telefoni di fascia alta, di fascia top. Però l'enorme differenza è che questo cellulare è stato costruito utilizzando il più possibile filiera etica, quindi materiali, minerali, prodotti in miniere, estratti da miniere in cui il personale ha la massima qualità possibile di vita, di condizioni di lavoro, e ugualmente le fabbriche in cui vengono prodotti, anche in questo caso operai gestiti nella maniera possibile. È il solito discorso: abbiamo in mano l'arma del portafogli, utilizziamola al meglio. Ultima cosa che volevo dirvi, estremamente importante, se torni di qua un attimo per cortesia, Subito. volevo far vedere che abbiamo un'opzione in più, anzi due opzioni in più. Non solo possiamo acquistare questi prodotti andando Che succede? nei grandi supermercati, ma li possiamo acquistare online. Li potete acquistare online. Questo è il sito di Altromercato, uno dei principali operatori, fai vedere anche il marchio, uno dei principali operatori di commercio consolidale in Italia. Ho preso una pagina a caso, prodotti ce ne sono moltissimi altri, non guardate questi 4-5 che vi faccio vedere, questa è la parte di frutta secca, ci sono moltissimi altri prodotti. Così come questo è l'altro sito di commercio, ecco qua, questo è... Scusate, problemi tecnici. Questo è Fairtrade Italia, un altro dei principali operatori che si occupa di commercio equo solidale. Per cui, ribadisco, trovate questi prodotti sui banchetti dei grandi produttori, scusate, dei grandi distributori come Auchan, come Carrefour. Ecco, inquadra pure, vedete, Auchan, Ecco, ma si vede bene. Carrefour, Solidal Coop, PAM Panorama, Ecor, Natura Sì, ancora Solidal Coop, eccetera. Quindi li trovate nei banchetti e potete una parte di questi prodotti acquistarli online nel sito di Altromercato, quindi comodamente da casa vostra. Quindi spero di avervi dato notizie di cui non eravate a conoscenza. Oggi, per fare commercio eco-solidale, per acquistare prodotti etici solidali, prodotti rispettando l'ambiente e rispettando la natura, non è più indispensabile andare per forza di cose nei negozietti, nelle botteguce, nelle botteghe del commercio eco-solidale. Possiamo andare o nei grandi, ma nelle grandi catene Auchan, Panorama, Carrefour, Coop, eccetera, oppure acquistarli direttamente online. Tutto a posto? Il prezzo al chilo che dici sempre. Sì. Avete tutti, abbiamo una possibilità per rompere questo schema vizioso che ormai lo avete visto tutti, ci porta a un oligopolio sempre maggiore, una concentrazione di potere sempre maggiore, a danno però della stragrande maggioranza dei cittadini, tra cui ci siamo anche noi. Ecco, non lamentiamoci più solamente dei grandi operatori, delle grandi multinazionali, abbiamo assolutamente un'alternativa. Per le banche ve l'ho già detto, per le assicurazioni ve l'ho già detto, per la compagnia elettrica ve l'ho già detto. Ora vedete che anche moltissimi prodotti di utilizzo quotidiano
alimentari e non solo, li potete comprare online o nella grande distribuzione organizzata. Bene, ringrazio tutti, alla prossima. Grazie, ciao e un ringraziamento anche alla